Cari telespettatori, buonasera. Nei giorni scorsi è arrivata una bella notizia per l'Irpinia nel momento in cui il nostro paese era praticamente alle prese con la tragedia della sciagura ferroviaria tra Andria e Corato, e nello stesso tempo nel mondo avveniva un atto di terrorismo sulla Promenade de Sanglié a Nizza, che veramente ha fatto raccapricciare e ha portato la situazione ad un punto veramente di grande rottura nel contesto internazionale. Qual è questa bella notizia per l'Irpinia? È che la Rocchetta Sant'Antonio a Avellino riapre a fini turistici, cioè treno storico. E questo è estremamente importante. Chi si è battuto come un leone da diverso tempo, da qualche anno addietro, è stato il dottor Pietro Mitrione, che io ho qui nel nostro studio, che con la sua associazione in loco motivo ha fatto il diavolo a quattro, ha convinto autorità regionali, politici, autorità delle ferrovie a livello nazionale di riaprire questa linea che significa tanto per l'alta Irpinia. Ecco, abbiamo inquadrato il problema. Allora, la prima domanda per questo. Signori, in carrozza, quando si parte? Ecco, io la ringrazio innanzitutto per l'invito che ha rivolto alla nostra associazione per parlare di questa Lei è contingenza, venuto altre volte, questa già che abbiamo riattivazione. parlato. Ci siamo già visti altre volte e questa volta diciamo, per una bella notizia che ci fa enormemente piacere, anche se è caduta in un periodo un po' triste che ha offuscato un po' la nostra, diciamo, felicità, gioia, momento di riappropriazione di un'idea. E chi come me poi viene dal mondo delle ferrovie capisce ancora di più quanto ancora c'è da fare per l'Italia meridionale, quanto ancora c'è da fare per la maggiore sicurezza al lavoro dell'uomo e quanto ancora la tecnologia deve supportare il lavoro umano, perché quando tutto si immagina che possa essere stato fatto, il lavoro umano non verrà mai sostituito e quindi come tale la tecnologia potrà sempre supportare ma mai non sostituire il lavoro umano. Allora, Quindi è un quando momento. partiamo, dottor Mitrione? Allora, la storia è in questi termini: una favorevole contingenza si è verificata con lo Sponge Fest di Vinicio Capossela, il nostro illustre cantautore di fama internazionale, che ogni anno sposa il suo evento con la ferrovia Avellino-Rocchetta. Per cui il 22 di agosto, il 23, 26 e 27 dello stesso mese ci saranno corse effettuate con materiale storico che orgogliosamente percorreranno la linea ferroviaria per la tratta Rocchetta-Conza. E quindi è un segnale positivo che va nella direzione della completa riutilizzazione a fini turistici dell'intera tratta, che noi pensiamo che possa completarsi nel 2017 in occasione dei 200 anni di chi volle la costruzione, cioè Francesco De Santis. Bene,
Senta una cosa, come sarà composto questo treno storico? Io conosco la composizione di questo treno e invito tutti a venire perché avremo a disposizione il meglio del parco ferroviario storico. Verrà da Milano, ci saranno carrozze del 1920, carrozze del 1930, ci sarà un bagagliaio per effettuare degustazioni di prodotti tipici locali, quella che poi in effetti sono le eccellenze della nostra realtà, immagino prodotti legati alla enogastronomia, ma ancora di più alcune di queste vetture saranno a terrazzino, cioè nel senso che si potrà godere del paesaggio completamente a tipo veranda, ecco, per cui sarà veramente un'occasione da non mancare. Beh, quanto è lungo il tracciato Rocchetta Avellino? Sono circa 119 chilometri. Noi ripercorreremo circa una cinquantina di chilometri in questi 4 giorni, perché per favorire la riapertura si è preferito questa tratta, in attesa che quello che è stato deciso con un protocollo d'intesa fra Regione Campania, Ministero dei Beni Culturali, Rete Ferroviaria Italiana e Fondazione FS dovrebbe culminare, ecco, con la completa riattivazione a questo scopo, come sta succedendo un po' in tutta Italia. Noi, se non avessimo avuto l'imprevisto della chiusura, sospensione di 5 anni fa, probabilmente saremmo stati già da 5-6 anni la 7ª ferrovia gestita direttamente da Fondazione FS a fini turistici. Quante stazioni incontra? Beh, tenga presente che noi in questi 119 chilometri attraversiamo 3 regioni, attraversiamo la Campania, la Basilicata e la Puglia. La Puglia, Rocchetta una volta era comune di Avellino, per cui l'ultima propaggine verso la Puglia è Rocchetta, che è da alcuni decenni è territorio pugliese. Però noi attraversiamo in effetti la Valle del Sabato, la Valle del Calore, la Valle dell'Ufita, la Valle dell'Ofanto, per cui sono impegnati quasi circa 30 comuni attraversati dalla, e di cui buona parte dopo Calitri e per la maggior parte territorio lucano. E quindi stiamo parlando di una ferrovia che ha una caratterizzazione interprovinciale ed interregionale, per cui anche il primo treno che partirà il 22 nascerà da Foggia, per cui il primo treno avrà come itinerario Foggia, Conza, Andretta, Cairano, a dimostrazione proprio di questa interregionalità, dove sarà possibile, ecco, a Rocchetta fare in modo che anche persone interessate a questi eventi contingenti possano usufruire di questo treno storico venendo da Potenza o da Foggia verso il nostro... Ho capito. Senta, da quanto tempo era chiusa la tratta, diciamo? E guardi, io ogni giorno ricordo sul nostro profilo di Facebook i giorni. Oggi sono esattamente 5 anni e 215 giorni che è sospesa, perché la nostra battaglia è stata quella di fare in modo che questa sospensione non divenisse definitiva con una dismissione. E di questo bisogna dare atto anche ad una parte della politica irpina, e in modo particolare dell'onorevole Famiglietti, primo firmatario di un disegno di legge per il recupero di tutte le ferrovie, diciamo, paesaggistiche in abbandono in Italia, che è stato posto un po' a livello nazionale questa problematicità, che poi ha trovato riscontro in una inversione di tendenza da parte di Ferrovie dello Stato, che ha costituito un proprio soggetto per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico, e cioè Fondazione FS, alla cui testa c'è un ingegnere giovane molto capace e appassionato di questa storia ferroviaria, l'ingegnere Cantamessa, che sarà ospite
di questi eventi che si Senta, faranno in chi provincia. gestirà la ferrovia, diciamo? Allora, se fossimo alla vigilia, ecco, della completa Sì. riattivazione, Fondazione FS è il riferimento in quanto proprietario, dei rotabili, e della gestione, diciamo, commerciale dell'aspetto, fermo restando che la rete ferroviaria italiana è la concessionaria della linea. E quindi come tale Fondazione FS applicherà uno standard che già sta attuando nelle altre regioni per la gestione di queste tratte ferroviarie attraverso una convenzione con associazioni locali. Noi pensiamo di poter essere, per effetto di trascinamento, il riferimento di Fondazione FS e fare in modo che intorno a questa idea di sviluppo turistico si possa aggregare ulteriori soggetti a modi cooperativa. Ho capito, ecco, ma le corse saranno, come dire, domenicali, festive? Come avverrà? Qual è il programma? Allora, per intanto questo che avverrà ad a fine agosto è contingente allo Sponge Fest. Diciamo che questo evento, che ha una risonanza nazionale, ha favorito un'aggregazione positiva voluta anche dal Ministero dei Beni Culturali. È bene chiarirlo questo aspetto perché valorizza enormemente l'evento. Dopodiché si apre la partita, caro direttore, perché di quello che stiamo parlando sono proponimenti. Dopo lo Spence Fest continua la battaglia perché venga tramutato infatti quello che è stato scritto nel protocollo d'intesa il 14 di luglio. Per cui se il tutto arriverà a compimento, ecco, noi pensiamo che questo obiettivo che ci siamo fissati del bicentenario di Francesco De Sandis si possa celebrare con l'andata in treno a Morra De Sandis. E non mettiamo limite alla provvidenza, potrebbe anche essere ospite il Presidente della Repubblica Mattarella, in quanto sarà il Presidente della Repubblica a patrocinare questi eventi legati al bicentenario della nascita, che è un Va evento culturale di fama bene, nazionale. Questi sono infatti, impegni, pensieri e idee. alcuni intellettuali si stanno preparando già da tempo E infatti. a questo evento. Ecco, volevo chiederle un'altra cosa, proiettandoci in avanti e forse ottimisticamente. Lei ritiene che questa infrastruttura così importante, diciamo, per l'Irpinia, sia pure, come dire, a scopo turistico-culturale, possa essere la premessa per la riapertura quotidiana della Rocchetta Sant'Antonio Mi ha letto nel a pensiero e la ringrazio Verona? perché la sua è lungimiranza. Guardi, quello che sta accadendo in Puglia, al di là della tragedia, è un po' come una rivoluzione ferroviaria sta avvenendo. Ma al di là della contingenza che si è verificata ad Andria, a Rocchetta, fra Potenza, Rocchetta e Foggia, stanno lavorando per l'elettrificazione, potenziamento e velocizzazione di quella tratta per connetterla all'alta capacità quando verrà costruita. Quindi Sì. stiamo parlando di una ferrovia che non ha nulla in più e nulla in meno rispetto alla nostra. Solo per inciso, un incidente come si è verificato ad Andria sull'Avellino Rocchetta, tanto scarcagnato, bistrattato e tante altre cose, non sarebbe mai successo. In quanto la Avellino Rocchetta e tutte le linee che afferiscono alla nostra provincia sono dotate di apparecchiature di sicurezza che, nonostante siano a semplice binario, non Sì. avrebbero mai permesso
esercizio e con apparati funzionanti quello che è accaduto a Dandria. Per cui stiamo parlando di una ferrovia, sì, risorgimentale, ma dal punto di vista della tecnologia abbondantemente avanzata e anche con un po' di orgoglio, avendoci lavorato, siamo stati fra i primi ad essere dotati di queste apparecchiature che hanno fatto un po' scuola successivamente negli anni 90. Per cui immagino uno scenario in cui l'elettrificazione pensata in Puglia che è afferente al nostro territorio, stiamo parlando di Irpinia d'Orienne in questo caso, dove una volta la Certo. stazione di Rocchetta era il riferimento per tutta l'Alta Irpinia, stiamo parlando degli anni della grande emigrazione, degli anni 30, dell'inizio del Novecento fino agli anni 70 del secolo scorso, noi ci troviamo impegnati in idee che stanno cominciando a rimodulare un po' il futuro ferroviario. La elettrificazione che va da Salerno, Avellino a Benevento, il potenziamento che sta avvenendo verso Rocchetta, fanno in modo che questo spezzone di ferrovia, Lioni-Rocchetta o Avellino-Lioni, un giorno potrebbero essere messi in connessione con questi avvenimenti che fra 5-6 anni saranno reali, in attesa poi del più grande e complessivo trasformazione e cambiamento epocale che avverrà con la linea d'alta capacità Beh. Napoli-Bari. Se tutto questo avverrà, io penso che anche spezzoni che entrano nelle zone interne potrebbero e potranno avere un loro avvenire. Per cui già aver fatto in modo che i binari non siano stati dismessi è un successo che va ascritto a chi ha creduto in queste cose. Va bene, allora l'ultima domanda. Soddisfatto di questo risultato che lei personalmente e l'associazione che fa capo, fa riferimento a lei, avete ottenuto, le chiedo, avete in mente qualche altra iniziativa di recupero di qualche bene culturale, turistico dismesso o accantonato? Guarda, io sono sempre convinto che solo le sconfitte hanno nome e cognome, per cui quanto è avvenuto è la dimostrazione che non eravamo dei bimbi scemi, come qualcuno ci ha chiamato per il passato, o stupidi idealisti. Come diceva Ventrella. Se oggi questo viene riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, possiamo ascrivercelo a merito di tutti. Abbiamo fatto una battaglia di rivendicare un titolo di cultura, di storia che fa capo a noi irpini. E averlo fatto non ha importanza chi sia stato, è aver posizionato con concretezza quelle che erano delle idee. Per cui noi siamo dell'idea che già il recuperare la ferrovia Avellino-Rocchetta è un'operazione culturale. Perché su questa tratta ferroviaria insistono delle opere di ingegneria ferroviaria sulle quali addirittura la Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici di Avellino sta studiando di apporre un vincolo storico. Per cui siamo in perfetta sintonia con quanto di positivo può avvenire non solo come fatto turistico, ma anche per riscoprire quella che poi è stata la storia umana, è legata anche a fatti di storia contemporanea, legata all'immigrazione. Stiamo pensando addirittura che in alcuni caselli ferroviari dismessi si possa addirittura farli recuperare a questo fine. E su questo c'è un impegno già concreto da parte del comune di Ruvo del Monte, che è provincia di Potenza, ma hanno Sì. una fermata sulla nostra Avellino-Rocchetta, che quel casello ferroviario che è stato ristrutturato possa essere adibito alla storia dell'emigrazione di quella zona. Per cui ecco, noi vigileremo una sola cosa,
che gli impegni che sono stati scritti diventino fatti. Dopodiché sicuramente avremo modo di dire l'Avellino Rocchetta è rinata, rinasce la sua storia e rinasce anche l'opportunità per un modo diverso di fare sviluppo anche industriale nella nostra Irpinia. Bene, la ringrazio per tutte queste precisazioni e concludendo diciamo che questa tratta ha, come diceva il dottor Mitrione, un'importanza culturale in sé, per come è costruita, per come è fatta, per la storia che rappresenta, per lo spessore economico che può anche a un certo momento produrre. In sintesi, la Rocchetta Sant'Antonio Avellino, lo dico io, è un museo all'aperto. Esatto, questo è il termine Un giusto, che museo. è visitabile 22, 23, 25, 26 e 27 agosto in occasione dello Sponso Fest e possiamo ammirare questo museo all'aria aperta a bordo di questo treno storico, un evento che gli appassionati non possono perdere ed invito a partecipare. Benissimo, avete sentito quali sono le date? E muovetevi in questo senso, fate una bella passeggiata, una bella, come dire, riempirsi i polmoni e la mente di aria fresca e di cose belle. Grazie per l'ascolto, grazie al regista Francesco Mignite per la collaborazione, a voi tutti, buonasera. Grazie a voi.